Beh, il mio libro parla di politica, o perlomeno tenta di farlo, è un tentativo di far riflettere le persone, di dialogare, di accogliere le critiche, i suggerimenti, ma soprattutto di non rassegnarsi a questa deriva che Salvini e Di Maio hanno impresso alla vita politica italiana. Siamo in una fase molto difficile, ci hanno riportato in crisi e ci hanno portato a odiare gli altri. C'è una cultura dell'odio, del migrante, del diverso, che è inspiegabile se non attraverso una scommessa sulla paura. Quindi questa è la riflessione sul libro oggi. Poi naturalmente c'è la gioia di tornare a Pescara con il senatore D'Alfonso, l'onorevole D'Alessandro, con il sindaco Alessandrini, per andare a vedere anche le tante cose che sono state fatte. Penso che il neo governatore Marsilio, cui con spirito istituzionale facciamo gli auguri di buon lavoro, avrà molte opere pubbliche da inaugurare, tutte finanziate dal master plan dell'Abruzzo. Quello che abbiamo fatto insieme a Luciano ai tempi dei Palazzo Chigi, cioè quando erano in campagna elettorale parlavano contro di noi e contro il master plan. Adesso useranno le forbici per tagliare i nastri delle opere pubbliche che noi abbiamo finanziato. Bene così, bene per l'Abruzzo, bene per chi crede nelle istituzioni. Sì, e questo, finisco, è il modello culturale che mi ha insegnato un grande fiorentino. Voi direte, chi? Dante, Leonardo? Gino Bartali. Perché Gino Bartali? Perché Gino Bartali, che era quello che diceva gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, poi prendeva la bicicletta e salvava gli ebrei, giusto tra le nazioni. Bartali viene a premiare una cronoscalata, io faccio il corrispondente locale per un mese di un giornale che si chiama Mattina. Mi avvicino a Bartali e devo chiedergli qualcosa per avere il pezzo. Mi avvicino con il mio registratorino e gli dico, Gino, ma la borraccia l'hai data te a Coppi o Coppi l'ha data a te? Che era Vischero secondo te, Coppi? Ma come che era Vischero? Che domanda mi fa? No, Gino, non era Vischero, Coppi. No, schiavo. Bravo Nanni, ma nemmeno io era Vischero. E va via. Ci ho pensato per qualche mese, per qualche anno. Alla fine del libro scrivo la mia. Non è importante chi ha dato la borraccia a chi. Quello che è importante è che nel momento più duro della tappa, quando i due stanno per decidere chi vince il giro e chi vince quella tappa, c'è un gesto di umanità, che è il gesto di chi dà la borraccia, e c'è un gesto di fiducia tra due grandi campioni, di chi la prende la borraccia. C'è un gesto di bellezza, di solidarietà. Ecco che questo è per me il modello con il quale interpreto la politica per me nei prossimi anni. C'è bisogno di stare sui pedali in questo momento in un'Italia che è distrutta dalla cialtronaggine di Salvini e Di Maio, e c'è bisogno di dare il meglio di quello che noi siamo.